Venerdì il sindaco Matteucci ha firmato due ordinanze relative al quartiere Sant'Agata. La prima riguarda la chiusura anticipata dalle 22 alle 20 degli esercizi commerciali degli extracomunitari e il divieto di vendere superalcolici a partire dalle 19. La seconda invece vieta la possibilità di consumare alcolici in bottiglia o in lattina all'interno del quartiere Sant'Agata. Cosa ne pensano i commercianti coinvolti? Cosa ne pensano gli abitanti del quartiere Sant'Agata? Perfetto. Perfetto, il nostro sindaco ha agito con assoluta giustizia, perché questa giustizia ci voleva, perché qui è un avvilimento totale, qui si bastonano, io sono uscita l'ultima volta che si picchiavano, avevano addirittura piegato quella saracinesca lì a forza di sbattere, poi li abbiamo visti rompersi la testa lì, uno, insomma, e poi tutto il resto. No, non ho saputo niente. Tu mi stai dicendo adesso? Che insomma, questa ordinanza prevede che voi dobbiate chiudere alle 8, alle 20 la sera e che dalle 19 non sia più possibile neanche distribuire alcol. Ma però è impossibile, perché alle 7 vendiamo un cibo, perché gente lavorano, chiudono, arriva qua dalle 6 mesi alle 7. Come uno deve fare chiudere alle 8? È impossibile, perché dopo è difficile. Dopo come si paga anche affitto, paghi tutto. Quel problema non c'entro io, anche il mio negozio non c'entro proprio. Nessuno mai ti gatto qua. Quello non è un problema mio. Io questo problema c'è già da tanti anni qua. Anche in Sant'Agata c'è abitazioni, non solo gente che vende. Non solo il negozio che funziona qua, c'è gente tra comunità che abiti qua, proprio. Se loro c'è festa, si fa casino pure, non perché c'è il negozio. Questo problema non è adesso, c'è già. Io non ho detto che 100% stiamo, hai capito, perfetto, però, hai capito, quella che vuoi spiegare, se ti chiediamo con la sindaco di far piacere, se lascia come era, massimo alle 9 mesi, non alle 10, che non, più tardi, perché è centro, va bene, però non alle 8, perché alle 8 è troppo presto, sì. Penso che sia una cosa giustissima, perché abitando qui ho avuto modo di vedere anche delle cose molto spiacevoli, anche solo per caso, solo affacciandomi alla finestra, quindi credo che un po' di civiltà ci voglia, ecco, oltre che la tolleranza, logicamente da parte nostra. A me non hanno dato nessun fastidio mai, non mi hanno mai importunato, per questo posso assicurarlo. Però ci sono delle cose che non si possono vedere così, neanche tollerare, che succedono in un paese civile, come per esempio prendersi a botte, urlare, fare delle risse. Secondo lei è arrivato con un certo ritardo, questi provvedimenti sono arrivati con un certo ritardo, oppure è stato giusto anche magari tollerare un po' di più, aspettare un po' di più? Cosa ne pensi? No, guardi, tollerare un po' di più sarebbe stato esagerato, perché io abito nel quartiere, come vedi, in quel palazzo lì, e quindi è anche un po' più indietro rispetto a questa zona qui, che è molto più colpita, essendo proprio davanti alle botteghe. E quindi, però so che i cittadini erano molto 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 stanchi di questa situazione, specialmente loro che vedevano proprio dalle finestre quello che succedeva, ecco. Quindi per me è giusta, ecco, poi che sia arrivata in ritardo, no, di sicuro. Un po' in ritardo e forse non colgono nel segno, perché secondo me andrebbe vietata il consumo di bevande dentro questi locali che non sono dei bar. Voglio anche dire che secondo me c'è un po' di differenza tra quello all'angolo e quello che c'è dall'altra parte, perché nel primo sono abbastanza tranquilli, i problemi sono di questo qui, del secondo, insomma. E adesso con le ordinanze vedremo un po' cosa succederà. Di sicuro le telecamere non so quanto siano costate, però non sono servite un granché. Anche tu abiti qui in quartiere Sant'Agata? Sì, da un anno e mezzo. E qual è la tua opinione rispetto a queste ordinanze volute dal sindaco? E che comunque non risolve il problema dello spaccio della droga, appunto, perché, vabbè, oddio, non so se si possono fare queste dichiarazioni così tranquillamente. Perché
Secondo te comunque c'è un problema anche legato, quindi non solamente al chiasso, alla confusione la sera, così, ma i problemi sono anche altri? Beh, nel pomeriggio e nella mattina, ma anche la domenica, e cioè anche nei giorni in cui i negozi sono chiusi, quindi la sera cinesca è mezza abbassata, cioè a tutti gli effetti, proprio viene lo spaccio di sostanze pesanti, tant'è vero che il quartiere si popola proprio di soggetti molto particolari che fanno la pipì in giro, si bucano nel giardino, nel cortile, oppure rimangono lì a bere. È abbastanza palese agli occhi di tutti, solamente le forze dell'ordine non se ne rendono conto probabilmente.